Paola, in provincia di Cosenza. Oggi faremo il cammino del chilometro zero, un'escursione che va dal borgo, poi al santuario e dintorni, circa 4 chilometri. Sotto la Casa del Santo incontro la mia guida, Angelina Marcelli. Ciao! Ciao Francesco! Paola è affacciata sul Mar Tirreno e protetta dalla catena costiera cosentina. Nel 1416 diede i natali al suo cittadino più illustre, Francesco di Paola, eremita e santo. Stiamo salendo dal borgo antico al santuario e qui tutto ci parla di San Francesco. Siamo alle Sette Fontane e qui, come vedi, ci sono rappresentate tante scene della sua vita. Guarda, ad esempio lì una delle più famose, dei prodigi più famosi, l'attraversamento dello stretto di Messina sul Mantello, quindi attraversa le acque per andare a Milazzo, dove doveva fondare un altro convento. Gli abitanti di Paola e tutti i calabresi sono molto devoti al santo. Non a caso è il patrono dei calabresi del mondo e dei naviganti. Sì, qui la devozione è fortemente sentita, non soltanto il 2 aprile, che è il giorno della sua memoria, quanto noi qui facciamo grande festa dall'1 al 4 maggio per ricordare la sua canonizzazione. La salita al santuario è facile, c'è questa comoda scalinata e poi si segue il corso del fresco fiume Isca. Mi colpiscono questi enormi macigni. Sì, queste sono le pietre del miracolo. Si racconta che quando San Francesco stava costruendo il convento si sono staccate, uno e due, rischiando di rotolare fino all'abitato. Per intercessione del santo si sono fermate esattamente qui. Abbiamo raggiunto il santuario e questa pietra miliare con su scritto chilometro 00, il percorso che abbiamo fatto noi, ci ricorda il più importante cammino di San Francesco di Paola, che ripercorre i luoghi del santo qui in Calabria. Sono in tutto 12 tappe per 247 chilometri. Si parte da San Marco Argentano e si può arrivare fino a Corigliano Rossano. Ovviamente si può spezzare questo cammino seguendo le nostre tre vie. Sono percorsi strutturati: la Via del Giovane, la Via dell'Eremita e la Via dei Monasteri. Dalle mani di Fra Domenico, che è la guida spirituale del cammino, ricevo il testimone. Buongiorno. Buongiorno, pace e bene. E ti consegno il testimone, un ricordo di questa giornata. Lo rilasciamo a tutti i pellegrini e ai camminatori che almeno per 50 chilometri percorrono le nostre vie. E su di esso vi sono scritte le parole di benedizione di San Francesco di Paola. Ti accompagni sempre la grazia di Gesù Cristo benedetto, che è il più grande e il più prezioso di tutti i doni. Grazie. Prego.